Urra! Vabbè, fammelo andare. Premesso che per chi non lo sapesse, allora... Mia moglie, lei è mia moglie. Un lavoro stagionale, eravamo andati un po' da tutte le parti, avevo fatto anche pure una stagione a Bahia, all'Elba, e poi siamo arrivati qua. Siamo arrivati qua grazie a suo papà, che per un caso veramente fortuitissimo aveva sentito di una scuola di vela che cedevano all'Isola d'Elba. Noi eravamo venuti qua un giorno di Pasqua. Un giorno di Pasqua che oltretutto era una giornata brutta, eravamo dalla parte là, erba alta, c'è tutta una cosa molto non da entusiasmare più di tanto, e invece abbiamo deciso di fermarci qua. E insomma, da allora, aspettate che leggo, che mi sono un po' perso. Buona sangria! Dobbiamo dire Italia! Per un certo medico! Fermi un attimo! Mario, volevamo ringraziare comunque sia per chi li ha conosciuti, per chi ha conosciuto anche Nando Marion, volevamo chiamarla per ringraziare e salutarla tutti insieme. Marion, dai. Poi la fortuna ha voluto che vendessero una parte di questo terreno qua, che era tutto un canneto, e piano piano insomma è successo quello che è successo. Tutti quelli che ci hanno seguito per diversi anni qua, per tanti anni, sì, qua, hanno visto i creditori che ci hanno seguito, per tanti anni hanno visto i cambiamenti che ci sono stati. E beh, anche le migliorie insomma che ci sono state negli anni comunque. Insomma, noi vogliamo ringraziare anche tutti gli amici, chiaramente, che hanno fatto i clinti. Volevamo ringraziare tutti gli amici che ci hanno aiutato. Tanto lo scemo, se lo passiamo. Che cazzo te ne fai? E dopo questa... È il parolio! E dopo questa esperienza vogliamo anche ringraziare per prima cosa anche i nostri figli, che comunque tutti questi anni hanno dovuto sopportare diverse peripezie. Venite qua, venite qua! Maretto! Marta! Dov'è Marta? Marta! Marta, ultima arrivata! Dov'è la Marta? No, Marta non vale! Vai a posto, piano! Vabbè, loro bene o male hanno dovuto subire un pochettino le nostre... Ce lo ricordiamo! Allora niente discorso, basta! Poi vogliamo ringraziare anche... Chi? Alberto, insomma, che tutti questi anni... E poi a quelli che sono fedeli sin dal nostro primo anno e tornano sempre a trovarci portandoci aiuto e sostegno. Renato! Renato! Che dal 1990 è il nostro primo allievo di windsurf! Grande! Non ho progredito un cazzo, però! E poi però ci sono anche quelli che... Quelli che vengono a trovarci, o leggono il giornale, o giocano, fanno confusione con tutte le cose. Pezzini. Non pagano le fatture, Pezzini, sei vergognoso. Quelli che lo chiamano pupillo di Silvia solo perché non gli ho fatto rastrellare tutti gli aghi di pino della cosa. Andrea! È vero, è pupillo davvero. C'aveva da fare dell'altro. E quelli che, come diceva Andrea, per trovare il karma lo fanno perdere agli altri. Riccardo! Quelli che a tavola 20 amici
e raccontano le cose intime di coppia. È lui! Vivo! Com'è rimasta incinta Silvia? Ma sappiamo tutti! Io lo so, io lo so! Lo sappiamo! Alza la mano, chiamo tutti! Io non lo so! Ce lo ricordiamo! Basta, andiamo oltre che c'è la penco, già che siamo andati a finire! Silvia, vieni che lo mimiamo! Ma la prima non fa proprio ucciso! E quelli che, siccome non sanno fare niente, vogliono gestire il centro medico e si fanno chiamare direttore! Al direttore! No, ero io quello degli aghi di pino che non tirava su Andrea. Quelli che da piccoli, tanti anni fa, vengono a aiutarci e durano una settimana. Mallini, dove sei che non ti vedo? Bravo! Era venuto, aveva pitturato una sedia. E se n'era andato, non era venuto neanche al pomeriggio. Era un part-time. Viaggio, era un part-time. Che ci ha fatto tutta la stagione, bravo Matteo! E quelli che Nicola e le uscite kamikaze. Dario! Dario kamikaze. Dario kamikaze. Anche oggi ho fatto il rientro kamikaze. E quelli che le loro urla le senti da sopravvento per un miglio. Luca! Soprannominato debito pubblico, perché arrivato era più dannoso che inutile, ci costava l'esagerazione per quello che mangiavo. Così. Ho anche dei difetti. E quelli che... ho anche dei... oltre questi pregi, tutti questi pregi. Quelli che mi hanno insegnato a dire bravo agli allievi. Sonia! Brava Sonia! Ringrazio particolarmente io, grazie. Naturalmente anche chi è che ha fatto il disegno della maglietta? Laura, complimenti! Brava Laura! George, vieni qua George. Arrivo subito. A Giorgio che col suo catamarano che frecciava qua anni e anni or sono prima di noi addirittura qua. Bravo Giorgio! Bravo Giorgio! Ma anche se è un momento più triste visto la serata che deve essere allegra, Martin di Giorgio e Costantino, che è il nostro amico farista che comunque ci segue sempre. E a tutti quelli che ho dovuto sgridare, a tutti le nuove leve, a tutti i ragazzi giovani che vengono a aiutarci, anche quelli meno giovani, a tutti quelli qua presenti, perché ora non era possibile segnare proprio tutti, a tutti, per tutti quelli che hanno conosciuto la china, i pip! Ora!